Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Si va verso un'Italia in zona gialla, ma bisogna continuare ad essere prudenti. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza. Spazio poi alla cronaca, vandalizzato il centro tamponi ad Ercolano, dura la condanna del sindaco Ciro Buonaiuto. Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Cambiamo argomento, tre persone fermate a Ponticelli dai carabinieri dopo l'esplosione dell'ordigno nei giorni scorsi. Torniamo invece a Torre del Greco, i ristoratori della zona mare accolgono con favore lo slittamento del coprifuoco alle 23 e chiedono all'amministrazione comunale una mini isola pedonale. In chiusura l'ennesima protesta organizzata dall'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco in programma venerdì 28 a Napoli per la questione delle biennali e i ritardi della campagna vaccinale. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Scende ancora l'RT nazionale che arriva a 0,78 rispetto allo 0,86 della scorsa settimana. Il valore RT è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'incidenza, il cui valore è a 66 casi su 100.000 abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia, ora all'esame della cabina di regia che saranno presentati nel pomeriggio. Questa settimana nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica del 19%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2056 a 1689. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 14.937 a 11.539. Tutte le regioni e province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un RT medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Soltanto la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Nessuna regione o provincia autonoma, inoltre, riporta molteplici allerte, sempre secondo il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia. Con il monitoraggio e le seguenti ordinanze di oggi, l'Italia sarà tutta in area gialla. Questo il commento di Roberto Speranza, ministro della Salute. È il risultato, aggiunge, delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità. Confermata dunque anche in questa settimana la zona gialla per la Campania, dove nelle ultime 24 ore è aumentata leggermente l'incidenza, con i dati che restano però pressoché stabili. Vandalizzato questa notte il centro tamponi Drive-in di Ercolano. Arrivata tempestiva la condanna del primo cittadino Ciro Buonaiuto, che in mattinata ha subito raggiunto il centro per fare il punto della situazione. Stamattina avete sfasciato il centro tamponi di Ercolano vandalizzandolo. Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale, scrive Buonaiuto su Facebook. Stamattina, aggiunge, quando mi sono recato sul posto per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi. Non riesco a comprendere il senso di un simile atto. Dimostra solo quanto poco vi importi della salute e del bene della vostra comunità e dei vostri cari. Non avete dei genitori anziani, un figlio, un congiunto di cui dovervi prendere cura? Con quello che avete fatto dimostrate di non dare valore alla vita. Infine, un messaggio di vicinanza a chi lavora ogni giorno per assicurare il miglior servizio possibile ai cittadini. Esprimo solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della Protezione Civile che erano con me stamattina e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro. Svolta sull'indagine volta ad identificare i responsabili della bomba esplosa nella notte tra l'11 e il 12 maggio a Ponticelli.
un ordigno lanciato da un cavalcavia verso il rione De Gasperi nell'ambito di scontri che stanno avvenendo nelle ultime settimane tra i clan presenti sul territorio. Le esplosioni erano state più di una, precisamente 3 in 4 giorni. Quest'ultima, lanciata sulle auto di personaggi estranei alla dinamica criminosa, colpevoli solamente di aver lasciato la loro auto in sosta nel campo di battaglia dei clan coinvolti. L'ordigno aveva provocato danni considerevoli, facendo scattare anche gli airbag delle vetture. Tra le automobili danneggiate, anche quella degli attentatori, che sono stati poi costretti ad allontanarsi dal luogo a piedi. Al termine delle indagini, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno tratto in arresto, in esecuzione del decreto di fermo, 3 soggetti ritenuti contigui al clan De Luca Bossa Minichini, operante nel quartiere di Ponticelli, in quanto tutti ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione ed esplosione di ordigno, aggravati dalle finalità mafiose. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, arriva al culmine di una immediata e serrata attività di indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Napoli Poggio Reale, avviata subito dopo l'esplosione dell'ordigno in via Esopo verificatosi lo scorso 11 maggio. I 3 sono gravemente indiziati di aver lanciato dal cavalcavia la bomba che ha danneggiato le 9 auto parcheggiate. L'onda d'urto, così come appurato dai carabinieri, avrebbe potuto provocare il decesso di 3 eventuali persone presenti nel raggio di 10 metri circa dall'esplosione. I 3 fermati saranno tradotti nel carcere di Secondigliano in attesa dell'udienza di convalida. Tutte le regioni in giallo e i casi che diminuiscono sono i dati su cui si basa la ripartenza italiana. A ripartire anche i titolari di bar e ristoranti. I ristoratori hanno ripreso, seppur in parte, la loro attività, con limiti orari dettati dal coprifuoco e servizio ai tavoli consentito solo se all'aperto. Da alcuni giorni il coprifuoco è slittato alle 23 ed entro giugno dovrebbe essere abolito. Questa è l'impressione dei ristoratori di Corso Garibaldi e le proposte all'amministrazione per la stagione estiva. Finalmente abbiamo avuto una boccata di ossigeno, se così si può dire, però limitatamente sempre all'esterno, quindi gli interni ancora non possiamo fare nulla. E l'ora in più è molto, ci fa molto comodo, perché chiaramente chiudere a un orario le 22, che sostanzialmente non è un orario di cena abituale per chi viene a fare una passeggiata, è sicuramente stata un'ottima idea che aspettavamo da tanto. Sono trascorsi pochi giorni da quando il coprifuoco è stato spostato alle 23, ma si sono già viste delle differenze sostanziali? La prima differenza sostanziale è che la gente non si deve alzare alle 22 per andare via, perché chiaramente la polizia passa e necessariamente dovevamo liberare i tavoli. Adesso almeno abbiamo un'ora in più di respiro e quindi la cosa sicuramente è migliorativa, insomma. Anche sul fronte del futuro si parla quindi di metà giugno per l'abolizione completa del coprifuoco, termine entro il quale i locali potranno tornare alla loro vita normale, tra tante virgolette. Sì, infatti poi si associerà anche la possibilità di ospitare i clienti all'interno, quindi praticamente dovremmo ritornare, anche se con un distanziamento, a una vita quasi normale, insomma. Sul fronte invece delle vaccinazioni, in questo periodo in Italia sono aumentate le dosi e è aumentata la velocità di vaccinazione. Al tempo i ristoratori torresi chiedevano la vaccinazione del personale per mettere in sicurezza anche i clienti e gli avventori esterni alla città. Sì, infatti noi avevamo un'iniziativa con l'ASCOM e chiedemmo appunto la possibilità di fare un hub vaccinale per le attività produttive, cosa che però ad oggi non si è concretizzata, ma vista la loro velocità, se dovesse, diciamo, aprire l'attività anche alle farmacie, probabilmente ci appoggeremo a qualche farmacia per questa, diciamo, per promuovere comunque questa iniziativa verso le attività produttive e i loro dipendenti. Per il momento la ristorazione è limitata solo ed esclusivamente a coloro che hanno posti all'esterno dei locali, una situazione che purtroppo ha visto molti locali impossibilitati a procedere alle loro attività, o chi aveva i posti comunque a limitare i propri servizi. Sì, è così purtroppo. Infatti noi abbiamo chiesto la possibilità di qualche micro isola pedonale, giusto per dare la possibilità a chi non ha spazio all'esterno di poter, come dire, lavorare anche al minimo, ma poter fare qualche, come dire, l'attività almeno in maniera concreta per qualche posto all'esterno. Infatti abbiamo anche richiesto una mini isola pedonale in zona, senza creare disagio ovviamente agli abitanti e alle altre attività da fare eventualmente una volta a settimana,
anche come fase test per il futuro. Questa buona notizia, almeno anche di un'ora, ci sta dando la possibilità di lavorare la sera con più tranquillità. Essendo comunque un popolo del sud dove tutti continuano a lavorare fino alle 8.30, 9 di sera, era impossibile lavorare in tranquillità visto che i clienti e gli avventori arrivavano alle 21. Adesso, dovendosi comunque alzare alle 23, c'è più possibilità di lavoro e serenità durante il servizio serale. Speriamo che prossimamente, come già accennato dalle istituzioni, si prolungherà fino a mezzanotte e pian piano sembra che si stia tornando alla normalità. Sono solamente pochi giorni che l'orario del coprifuoco è stato spostato. Quali sono le differenze che avete potuto notare a livello lavorativo? Ci sono stati più clienti perché hanno la possibilità di sedersi alle 21 e di poter cenare tranquillamente. Fin quando il coprifuoco era alle 22 il cliente era scettico di poter venire a cena dopo lavoro e quindi preferiva rientrare a casa. Speriamo che comunque a fine giugno tutto questo finisca e ci dia la possibilità di poter lavorare e di creare iniziative ed eventi nella zona che sta avendo un grande sviluppo negli ultimi anni. Questione biennali e campagna vaccinale per i marittimi. Sono i motivi alla base dell'ennesima iniziativa di protesta organizzata dall'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco. Ne parla dalla sede il presidente Vincenzo Accardo. Noi abbiamo la problematica riguardante le biennali. Perché le biennali? Perché tutti quanti dicono che adesso scadono a ottobre. Ho preso una decisione in questo momento proprio per... Adesso vado alla polizia a fare il permesso riguardando le biennali. Per il giorno 28 una manifestazione a Napoli, a via San Nicola la Dogana, al SAS di Napoli, dalla Cassa Marina. Ognuno interpreta a modo suo il decreto legge, dove che sta la biennale a fine ottobre la proroga. Ma tutto questo non è chiaro niente, io ritorno a ripetere di nuovo, ci sono i cavalieri di porto ognuno a sé. Se noi chiamiamo Palermo, chiamiamo Messina, chiamiamo altri capitoli di porto, ci diranno qualcuno che vogliono abbandonare e qualcun altro non vogliono le biennali. Allora si devono mettere a posto con la loro coscienza e con la testa riguardando questa biennale, perché torno a ripetere, ci sono molti giovani ragazzi che sono del turno generale, che hanno la biennale scaduta anche dal 2020 e stanno aspettando come devono fare. Poi abbiamo l'odissea dei vaccini. Qua hanno vaccinato tutto il mondo, hanno vaccinato Capri, Ischia, Procida, ancora oggi il marittimo non si può vaccinare, perché i marittimi non sapevano com'era la situazione del vaccino riguardando, diciamo, alla tessera Team. Questa è una cosa del Ministero della Salute che si va a richiedere il codice fiscale per avere, diciamo, il numero provvisorio per fare sì che si apre sulla piattaforma e fare il vaccino. Noi abbiamo fatto una marea di documenti per avere il codice, il numero provvisorio. Ecco qua, questo è uno, vedete, questo è uno che sono fatti ma nessuno ha fatto niente. Questi sono tutti, diciamo, in questo momento abbiamo altri 300. Sono tutte le richieste che noi già abbiamo fatto alla Stasi di Napoli per avere questo codice numero provvisorio e per rientrare sulla piattaforma, ma ancora oggi niente, ancora oggi ragazzi, niente. Si faccia chiarezza su entrambe le problematiche, denuncia Accardo, i marittimi sono allo sbando. Per tali ragioni ci ritroveremo venerdì 28 maggio a Napoli, nei pressi della sede della Cassa Marittima, per avere spiegazioni in merito. C'è un'interpretazione arbitraria del decreto legge, sempre a discapito dei lavoratori. Sul fronte vaccini, invece, in mancanza del codice provvisorio per effettuare la prenotazione, non possiamo andare avanti con la procedura, nonostante le numerose richieste fatte. Quindi, ad oggi, i marittimi sono ancora impossibilitati a vaccinarsi. Marittimo è fantastico, non esiste un po' niente, perché io sono andato dal responsabile al Atra dei Bottazzi, il dottor Iori, andate a vedere nel computer, ci ha messo solo con il codice fiscale, senza mettere i numeri di ITRE del codice fiscale, pure non riusciamo, esce sempre con la famosa scrittura gialla sopra,
conducente dire devi vedere l'agenzia dell'entrata, non puoi fare niente. È arrivato un codice fiscale nuovo dell'agenzia dell'entrata europea, quella del TEAM, della Cassa Marittima, ma ancora oggi abbiamo messo nel computer e risulta sempre la stessa cosa. Io voglio capire, ma può essere mai che hanno vaccinato tutto il mondo, un'altra cosa, solo in Italia abbiamo questa problematica così grande? E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a lunedì per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.